Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo della Lumix GH4R. Perché scegliere questa camera? Mi sono posto tante domande e so benissimo che quando uno di voi deve scegliere una nuova macchina ci sono tantissimi modelli, oggi c'è tantissima scelta. Un tempo invece erano, si andava per marche, c'era solo Sony, solo Canon, solo Panasonic e c'era un modello di gamma per tutte. Invece oggi c'è tantissima scelta, allora bisogna porsi delle domande: perché scegliere una macchina in particolare? Quindi in questo caso, perché scegliere una GH4R? Questa non è una recensione, ma è una serie di motivi per cui scegliere questa macchina piuttosto che le altre della stessa categoria. È naturale che stiamo parlando della categoria delle DSLR, quindi metteremo in questa fascia di categoria la Sony 7S2 e la Canon 5D Mark III. Potremmo inserire anche la Canon C100 Mark II, anche se parliamo di una fascia di prezzo leggermente più alta. Prima di tutto parliamo un attimo di quelle che sono le funzioni che rendono la GH4R un'ottima camera: il fatto di avere la registrazione 4K on board, la possibilità di poter registrare da questa versione in poi con non soltanto con profili colore ottimizzati per le foto, ma anche con un profilo colore V-Log di Panasonic, e la possibilità di avere in alta definizione fino a 96 fotogrammi per secondo. È naturale che uno dei fattori con cui andremo a comparare le macchine, oltre ad essere i meri aspetti tecnici, è anche il costo. Ma andiamo a confrontarlo un attimo con quello che sono le rivali. Perché una GH4 invece di una 5D Mark III? Per chi viene dal mondo Canon e quindi ha tanti obiettivi Canon, forse la 5D Mark III può essere un'ottima macchina, però ricordatevi che registra soltanto in un formato, in HD, in 1920x1080, e non permette di tantissime modifiche, perché comunque è sempre una macchina che nasce per la fotografia, anche se un fattore in più rispetto alla GH4 è il fatto che è una full frame, a differenza della GH4 che invece è una micro 4 terzi. Ma scelgo una GH4R per le possibilità di scelta in campo video e poi perché costa il 40% in meno. Scelgo una GH4R invece di una Sony A7S, anche se hanno in comune il fatto di registrare on board il 4K, c'è da dire che è vero a favore della Sony, che è la macchina che per ora sul mercato domina sulle basse luci. Infatti ha una resa fantastica sulle basse luci. Oltre a questo fattore, dobbiamo dire che comunque costa il doppio del corpo macchina della GH4R, che comunque ha le sue ottime prestazioni. Perché scegliere una GH4R invece di una C100 Mark II? Semplicemente perché la C100 Mark II è una macchina sì ottima per tutto il mondo documentaristico, una bellissima gamma dinamica, ma costa quasi 3.500 euro in più. Un plus della GH4R rispetto alle concorrenti della propria fascia è quello di girare in 4K nel fotogramma cinematografico. Come per l'alta definizione, quindi l'HD, che è un formato televisivo, esiste il 2K cinematografico, che è circa 100-150 pixel in più, allo stesso modo per il 4K cinematografico esiste il formato televisivo, che è l'Ultra HD. La GH4R registra sia in Ultra HD che in 4K. Ringrazio inoltre fotoemma.it per la disponibilità per poter recensire questa macchina ed inoltre vi invito a visitare il loro sito web per scoprire tantissime offerte non solo sulla GH4R ma su tantissime altre macchine ed accessori. Che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video.